Sabato pomeriggio, un giovane amico, uno di noi, un cliente giovane, lungimirante, di quelli che si affidano e che entrano con la prima polizza nonostante costi un po' più che con la concorrenza. E però nel percorso al rinnovo alla nuova polizza, anzi alla terza polizza, esce fuori che si risparmia su tutta la linea. Il ragazzo è giovane, è volenteroso, è amante del prodotto teutonico, del prodotto nipponico vintage. E se ho detto male, questo è il ruggine, detto anche il ruggine. È detto anche il ruggine questo teutonico cabriolato M-Power. Con questi quattro biscotti là dietro, sono tubi innocenti questi, sono tubi innocenti quelli là dietro. Sì, portiamo a fare, andiamo a far fare due passi ai cavalli. Andiamo a far fare un giro, abbiamo tirato fuori i cavalli diciamo dalla stalla, no? E questo è il famoso M3 ruggine. E si preme un pulsante e si scappotta. Anche se siamo fuori fascia oraria del galateo del camionista, però a settembre c'è una piccola deroga, non si schiuma. No, oggi fanno 30 gradi comunque. Esatto. L'interno è cocoa. Sì. La cappotta è rigida È rigida, ci e piace. molto veloce, elettrica. I cavalli quanti sono? Faccio 4,20. 4,20 e faccio compagnia. Un botto. Esattamente gli stessi che calzavano il mio 996 Turbo 6 cilindri Boxster. Boxer, non boxer, boxer. Il rumore, il sound c'è. L'età è bassa e quindi di buone speranze, perché ragazzo, agente immobiliare, mi rivedo un po' in lui, io giovane assicuratore, lui giovane immobiliare, con le passioni e con la motivazione, perché il mezzo teutonico, il mezzo meccanico, le passioni, quelle un po' economicamente dispendiose, sono un forte motivatore, perché se le vuoi mantenere devi da lavorare. Vuoi qualcuno che te le mantiene, e non è il nostro caso. No, Non è il nostro no. caso, è molto più facile che noi mantiamo qualcuno, Sì, piuttosto che da ma è anche qualcuno. giusto godersi nel weekend dopo aver lavorato 6 Dopo che hai giorni lavorato 6 giorni, a pieno ritmo. tieni fuori il teutonico e lo senti positivamente. E quindi per me le passioni devono staccare, perché se no non ti motivano, Bravissimo. diventano a sciacquettare i piatti. E così, secondo me sto male, no.